Guglielmo Pinelli, Matilde Gioli e Giovanni Ansaldo sono i tre giovanissimi protagonisti, tra i protagonisti del Capitale Umano. Allora, innanzitutto volevo sapere, partendo da te Giovanni, come è andata questa esperienza sul set con Paolo? Benissimo, lavorare con lui era il mio desiderio che coltivavo fino a quando ho fatto la mia alla scuola di teatro, è un desiderio che si è realizzato e quindi non potevo che prenderlo con la gioia più grande, insomma. Lui lavora con gli attori, lavora splendidamente e così ha fatto con questo suo ultimo film, l'abbiamo visto, ci siamo emozionati, è una cosa che succede di raramente, quando un attore riesce anche a emozionarsi quando è coinvolto vuol dire che insomma c'è un messaggio chiaro e importante che ha voluto comunicare, insomma. Per Matilde Guglielmo questa è un esordio di lusso, direi. Sì, esattamente, ci è andata proprio di lusso, cioè direi che è il termine esatto, soprattutto perché, ripeto, non è stata un'esperienza cercata, non so come dire, quando io ho realizzato, non subito, perché purtroppo sono un po' ignorante in materia cinematografica, lo devo confessare, ovviamente quando poi ho cominciato invece a entrare in questo, quando ho iniziato questo percorso ho iniziato a farmi anche un po' di cultura, giusto anche per dignità, cioè per essere essere in grado di poter rispondere a delle domande, e quindi a un certo punto ho proprio realizzato, sia informandomi per i fatti miei, sia conoscendo Paolo, gli altri attori e in generale come funziona un set cinematografico, mi sono resa conto che io ho avuto la fortuna di ritrovarmi in una situazione meravigliosa, fantastica. Penso che tante persone sarebbero state contente di trovarsi al mio posto, persone che magari hanno anche studiato e hanno fatto sacrifici per aspirare a un set del genere, quindi io sono molto grata a lui e alla fortuna perché insomma poi la cosa è andata anche un po' per caso di avermi fatto incontrare questo regista e di avermi dato la possibilità di fare un film del genere, perché poi io l'ho visto. Ovviamente l'ho visto, è difficile riguardare me, ma è un film meraviglioso e farne parte è qualcosa di fantastico, quindi sono al settimo cielo. Guglielmo? Sì, appunto, è il sogno di qualsiasi attore avere una parte in un film di Virzì, dico, figuriamoci per chi non è attore professionista come me, Matilde, quindi dal canto mio è stato un privilegio, un onore, e ho cercato di impegnarmi al massimo per apprendere il più possibile sia dal regista, dai suoi assistenti, dai grandissimi attori del cast, per fare il meglio, per ringraziarlo di questa fiducia. I personaggi maschili sono completamente opposti. Al centro c'è Matilde, che sembra avere le idee leggermente confuse, sembra essere attratta in un certo modo dal mondo borghese benestante, però ad un certo punto lo respinge in favore di Giovanni, del lato selvaggio. Mi parlate un po' di questo? Ma sì, in realtà lei, diciamo che la confusione la sta già superando, nel senso che sì, lei è cresciuta in un ambiente medio borghese con un papà appunto arrivista che ci ha sempre tenuto a spingerla in quel canale, però in realtà forse probabilmente proprio per questa pressione del padre lei arriva poi a detestare quel mondo. Massimiliano Guglielmo rappresenta quel mondo, quindi anche quella tenerezza e quell'amore che poteva esserci tra di noi durante il nostro fidanzamento poi alla fine viene rovinato da questa cosa, e quindi alla fine io decido di interrompere la mia relazione con lui. Rimane tanto affetto, tanta tenerezza, però non mi affascina lui, non mi affascina il suo mondo, non mi affascina tutto ciò che è ricchezza esasperata eccetera eccetera, e vengo attratta invece appunto dal polo opposto, che è Giovanni. Un personaggio che praticamente non ha i mezzi, anche se ha il talento per avere quello che vuole, che a un certo punto fa un errore madornale.
Sì, l'errore madornale, non lo dico, però sì, fa un errore madornale. Diciamo che è un personaggio che cerca continuamente di risolversi, è fragilissimo, si sfoga disegnando, facendo dei disegni macabri e trova, diciamo, nella figura di Serena questo, una sorta di diapason. Le suonano entrambe la stessa nota, si mettono in comunicazione nelle loro fragilità e cercano, insomma, di farcela nei confronti di un mondo che non ha assolutamente pietà nei loro confronti. Secondo te è così difficile davvero scardinarsi, da staccarsi dalla realtà di appartenenza quando ovviamente dura? Cioè riuscire a diventare qualcos'altro è abbastanza difficile, sì. Sì, direi che il talento e la voglia di vivere non bastano, cioè spesso, soprattutto in questa situazione economica, sì, è abbastanza difficile. Guglielmo, invece, il tuo personaggio? Sì, legato a Serena, Massimiliano, a differenza di Serena, è ancora molto innamorato di lei, però inizia a essere consapevole del fatto che Serena non lo ama più e per questo soffre tantissimo. Secondo te è davvero così difficile riuscire a scardinarsi o a smarcarsi dalle famiglie di provenienza per cercare di diventare qualcosa di meglio, anche senza i mezzi? Può essere, nel caso di Serena penso che abbia fatto bene, perché ha seguito quello che sentiva. Ognuno di noi deve fare quello che si sente nella vita, quindi se lei in quel momento non ha più avuto il carattere, la forza di distaccarsi da me, il personaggio di Serena, che non è stato semplice ovviamente dopo un rapporto così stretto, il primo grande amore, l'amore che perdi la verginità, quindi estremamente affettivo, è difficile da staccarsi da un legame così stretto. Lei ha il carattere e la forza che Massimiliano invece non ha, come lo dimostra in tantissime altre occasioni. Quindi mi sembra di capire alla fine che i personaggi più positivi del film sono quelli femminili. Nel tuo caso il personaggio che interpreti è il più autentico e quello più coraggioso, anche perché va in fondo alle sue scelte, anche se con dolore. Sì, esatto, hai detto bene, anche i personaggi, anche gli altri personaggi femminili sono molto positivi, danno dei messaggi anche nei rapporti familiari, mamma-figlia, mamma-figliastra, figlia-matrigna, che sono molto positivi. Il mio personaggio, infatti sono molto fiera alla fine di aver interpretato Serena, diciamo che è un po' la chiave di volta del film, perché alla fine le sue decisioni, il suo coraggio, il suo spendersi per Luca, per esempio, o comunque in generale spendersi per aiutare persone in difficoltà, fa sì che poi nel film ci siano anche risvolti positivi, quindi cioè, per esempio, un amore difficile come quello che c'è tra Luca e Serena, perché appunto vengono da ceti sociali diversi, le famiglie comunque si mettono di mezzo per evitare la cosa, e comunque in generale tutto farebbe sì, cioè tutto ruota, tutto spinge contro questa storia. In realtà poi questa storia d'amore penso che sia quella più autentica, proprio perché fortemente voluta da un personaggio che è in cerca di amore, quindi poi lo trova.